E siamo arrivati al secondo giorno di test della moto, ma soprattutto di rodaggio. Sono le 8 del mattino, la temperatura è già bella elevata, il che non è mai bellissimo, perché comunque dovremmo cominciare a girare fra un'oretta e un quarto, e quindi effettivamente sarà tanto caldo. Qui in pista potete sentire la macchinetta per pulire la ghiaia, eccola qua. Questo camioncino serve a eliminare tutti i residui di gomme, di pietrisco che comunque le moto lasciano nel passaggio sia in pista che nella pit lane. Come avete potuto vedere nel video precedente, sono riuscito a fare 220 km di rodaggio in un giorno senza praticamente fermarmi mai, quindi girando per tutti i turni. Certo, il passo era molto molto tranquillo, quindi fisicamente non è troppo stancante, un passo più o meno di 2 minuti. Sotto non credo di esserci mai riuscito ad andare. Però oggi, siccome volevo togliermi praticamente quasi tutto il rodaggio dalle scatole, il meccanico Eligio verrà a darmi una mano. Io sarò nel gruppo A, lui sarà nel gruppo B e vedremo un po' di fare questi altri 400-500 km a seconda il fisico che avrà. Spero che arrivi presto, perché così potremmo continuare a girare come criceti dentro Vallelunga. Ragazzi, io non ce la faccio più, vi volevo far vedere un disgraziato di meccanico che mi regolava il mono, perché praticamente accelerando piano col setting che avevo la gomma non rispondeva bene e si stava dilaniando. Nell'arco di 2 turni si era quasi completamente aperta, quindi ha ammorbidito un po' il monoammortizzatore posteriore per far lavorare meglio la gomma, visto che posso accelerare di meno, quindi praticamente non lavora per niente il mono. Vediamo che cosa succede, però siccome è una brutta persona non si è fatto filmare. Poi mo c'ha pure gli occhiali da sole, è diventato un whip, un cacchio di whip, già ha saltato 2 turni, 60 km andati a campi, per non essere volgari. Se ne fa uno da 100 perché lui va più forte col rodaggio. Ragazzi, sto aspettando che passi Eligio con la mia motoretta. Fortunatamente almeno è riuscito a cominciare a darmi una mano al terzo turno di giornata, quindi ci saranno altri 3 turni nel pomeriggio, ma vediamo un po' che passa sul traguardo.
mondo marcia molto velocemente per non superare i 9, massimo 10.000 giri. Anche Eligio, che ha un passo qui dentro di Vallelunga di tranquillamente 46, sfortunatamente in uscita curva viene passato senza troppe difficoltà, però fa parte del gioco, lo sapeva che sarebbe stata un pochino una rottura di scatole, speriamo non ritorni completamente stanco. Ed eccoci qui praticamente a fine giornata con Eligio che mi ha dato una mano. Siamo arrivati praticamente a un 600 km di rodaggio, direi un buon risultato in due giorni di esaurimento facendo i criceti. Che ne pensi, Eligio? Com'è fare il rodaggio a 9.000 giri? Massacro. Cioè, guardate la faccia, è avvilito uno che normalmente gira tranquillamente sul 45-46 qui a Vallelunga, che si ritrova a girare a 56-57-58, una disgrazia. Cioè, in mezzo alle pippe, a noi comuni mortali. Ma la moto funziona? Sì, dai, non è male. L'hai fatta bene, quindi? Fino adesso funziona. Un po' di problemi elettronici qui e là, magari il cambio che ogni tanto fa le bizze, dovremmo vedere cos'è. Stiamo facendo un po' di prove, ma il resto sembra perfetto. Accelerare fino a quel range, accelera tranquillamente. A frenare, che vuoi frenare? Siamo fermi, che vuoi frenare? Lui non frena per niente, io ogni tanto il freno lo tocco però. Ragazzi, ricordo sempre di iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video. Se non vi è piaciuto non vi iscrivete e ci vediamo alla prossima. Un saluto dal Dangerous Garage con l'officina nuova. E ci vediamo alla prossima. Ciao e gas!